diventa il vero pubblico. Allontanandoci dalla via della croce, ci allontaniamo dalla via della vita e perdiamo il senso della nostra vita. E così oggi assistiamo a questa malsana idea che serpeggia anche negli ambienti nostri, negli ambienti cristiani, con il quale l'uomo vale non perché è persona, ma vale perché produce. E finché produce va bene, quando non produce comincia ad essere considerato non più un uomo, con tutto quello che consente, dimenticando che la nostra vita, il nostro corpo, la nostra persona è un insieme di anima e di cuore. E allora potremmo dire con una espressione che gli affanni della nostra vita, gli stress, le delusioni, le amarezze, le malattie con cui ogni giorno veniamo a contatto diventano per noi, risultano per noi o fanno nascere in noi un desiderio di evasione. Non c'è più il desiderio di affrontare quella che è la nostra vita così com'è, come ha fatto Cristo, andando incontro alla sua croce.